molto diffusa, soprattutto in questo periodo dell'anno. Parliamo di cervicale, che è un dolore che affligge, pensate, circa 6 italiani su 10. A questo si aggiunge anche un 2% di chi per paura o negligenza non va dal medico e quindi non vuole trovare una soluzione. Ma prevenire la cervicale è possibile e soprattutto si può curare? Andiamo a ricevere il nostro primo ospite. Eccolo qui, ci sta raggiungendo il professor Alessandro Gasbarrini, direttore di chirurgia vertebrale presso l'Istituto Ortopedico di Rizzoli di Bologna. Salve professore, buongiorno. Benvenuto, mettiamoci pure comodi. Eccoci. Allora, caro professore, dolore al collo, no? Questo fastidio che proviamo spesso e volentieri. Questo però non è l'unico sintomo che ci deve far pensare che soffriamo di cervicale. No, innanzitutto bisogna parlare di che cos'è la cervicale. Allora, la cervicale è la parte cervicale, quindi la parte alta, della colonna vertebrale. È composta da 7 vertebre e fra le vertebre ci sono dei dischi. I dischi sono dei cuscinetti ammortizzanti che servono per far muovere il nostro collo, per certo. Flettere, per estendere, per girare da una parte e dall'altra. Questi cuscinetti, che in realtà dovrebbero insieme all'osso proteggere una struttura molto importante che è il midollo spinale. Il midollo è quello che connette il cervello agli arti. Certo. E quindi se questo midollo viene in qualche modo danneggiato, naturalmente uno può soffrire o di cervicale, quindi male al collo, o di male alle braccia. Anche alle braccia, che poi sì. Alle volte si ripercuote anche sui nostri arti. Certo. È vero. Professore, abbiamo detto, praticamente lei ha fatto vedere sul modellino, praticamente il tratto interessato è proprio qui, dietro al nostro collo. Nella quotidianità, però, quali sono i fattori di rischio per quanto riguarda questa cervicale? E poi volevo capire, ci sono delle patologie specifiche che col tempo possono portare a soffrire di questa patologia? Certo. Allora, innanzitutto c'è da dire che la cervicale, l'osso, i legamenti, tutto il complesso cervicale sta al centro, non sta né dietro né davanti, ma sta al centro del collo. Perché noi il fastidio perché lo sentiamo qui dietro. Lo sentiamo però, dietro e delle volte lo possiamo sentire anche nella parte anteriore o nei trapezi i cucullari. E praticamente la patologia che interessa il rachide cervicale è... può essere una patologia o degenerativa, che è quella più comune, l'ernia sì. del disco, certo. La discopatia, o se no altre patologie infiammatorie, quindi di origine reumatica, fino ad arrivare a patologie infettive, deformità, traumi o a rare volte anche oncologiche. Quindi quando abbiamo questi sintomi, professore, è il caso di rivolgersi a uno specialista. Ma quali sono gli esami corretti da fare per poter avere una diagnosi corretta di questa patologia? Quando il paziente si presenta in ufficio per descrivere la sua patologia, arriva sempre con la risonanza magnetica. Certo. La risonanza è l'esame un po' più completo perché fa vedere sia le parti molli che l'osso. In realtà ha un limite, il più delle volte, che non ha il carico della testa, perché uno è sdraiato in un lettino, certo. Quindi molte volte là, e poi non è dinamica il più delle volte, cioè non lo fa in movimento, e la maggior parte delle volte una male quando è in movimento o quando è sotto carico, non quando è sdraiato. Quindi anche le radiografie sotto carico e in movimento ci danno molte informazioni. Quindi risonanza e radiografia. Poi c'è la TAC o l'angio-TAC, dato che all'interno della colonna cervicale ci sono due arterie che si chiamano arterie vertebrali, che sono queste qui che sono queste due rosse, sì, che rosse. Arrivano fino sì. al cervello, quindi bisogna delle volte anche fare degli esami col mezzo di contrasto per sapere se queste arterie sono in qualche modo compromesse. E quindi è determinante conoscere comunque la storia clinica del paziente per capire che tipo di infiammazione è quella che abbiamo in quel momento. Le terapie quindi variano a seconda dei casi o è sempre la stessa? Basta che sia cervicale? No, assolutamente. L'anamnesi è fondamentale per cercare di capire il motivo. Se il motivo è un motivo puramente posturale o di mancanza della muscolatura, naturalmente si affronta il problema a seconda la causa. Se invece la causa è un problema degenerativo che si è instaurato, tipo un'ernia del disco, e quindi la compressione da parte del disco, che è un pochettino come un bombolone con la crema dentro che viene schiacciato e quindi esce la crema,
e la crema sarebbe in questo caso il disco che va a comprimere la radice. Certo. Quando c'è la compressione uno ha male. Appunto. Io so, professore, che è un toccasana, anche per capire meglio che cosa consiste la riabilitazione posturale. Noi, siccome abbiamo voluto capire di che cosa si tratta, siamo andati attraverso la nostra regista Lucia Pappalardo a vedere come si svolge proprio una seduta di rieducazione posturale globale. Vediamo di che cosa si tratta. Guardiamo insieme il servizio. Mi chiamo Maria, sono una pensionata, ho 83 anni e sto andando a fare una seduta di fisioterapia posturale globale. Togliamo le scarpe. Ecco qua. E giri il capo verso sinistra. Ah. Ecco, inizio della terapia. Inspiro. Ah. Scendiamo bene con lo sterno. Ah, giù, perfetto. Dottoressa, questa rigidità che io sento, questo collo rigido, questa è una cosa normale o la sento io perché sono anziana, perché sono vecchia? Oggigiorno si vedono anche artrosi un po' anticipate rispetto alla natura, dovute all'usura e soprattutto alle posture errate di questi telefoni, computer. Maria, adesso lei alzerà leggermente il bacino in modo che io possa mettere la mia mano sotto al suo osso sacro, va bene? Quindi prenda l'aria. Ha dolore così? Lo riesce a fare bene? Abbastanza. Brava, bravissima. Ecco qua. Appoggio il ginocchio alla mia mano, fuori l'aria. Sto allungando tutta la muscolatura nella maniera più simmetrica possibile. Piccola tensione lungo l'asse del braccio, attraverso la punta delle dita. Ah. Ecco qui. Abbiamo quasi finito. Signora Maria, adesso la libero. Mi sento molto meglio. Mi sento molto meglio. Stanca, ma molto più libera. Più libera, come se non avessi più tutte le pinze che sentivo addosso, che mi trattenevano. E finalmente si può uscire senza pinze, che bella questa cosa che ha detto la signora, senza dolore, grazie a questa rieducazione posturale globale. Quali sono i risultati che si possono avere, professore, soprattutto se questi risultati sono duraturi? Lo avete visto bene nel filmato, è stato molto bello la signora che ha detto finalmente non ho più queste tensioni. Ecco, il fisioterapista cerca di eliminare tutti quei meccanismi di compenso che il nostro corpo attua per correggere alcune posture sbagliate. Quindi la rieducazione attua questo meccanismo. E dura nel tempo. E dura nel tempo. E il paziente fa fatica durante, perché deve ottenere questo sblocco muscolare. Bene, professore, nella cura della cervicale togliere il dolore significa arginare il problema, quindi spesso e volentieri siamo portati a fare un po' per conto nostro, usando dei farmaci tampone che ci levano il problema lì per lì, poi magari ricompare col tempo. Ma facciamo bene a fare per conto nostro, fai da te, o è meglio comunque sempre consultare un medico, certo, anche se il problema non è così eccessivo? Allora, non bisogna dimenticare che il dolore è un campanello d'allarme che ti dice che qualcosa non va. Se tu lo deprimi e lo allontani e non risolvi il problema, questo problema può diventare cronico e può essere più difficile da combattere. Quindi secondo me anche il medico curante, il medico di famiglia può dare delle indicazioni e valutare se vale la pena rivolgersi a uno specialista. E giustamente, come dice lei, quando diventa difficile da curare si può pensare di intervenire, appunto, di fare un intervento, un'operazione vera e propria. In che cosa consiste? Allora, naturalmente ci sono una mole di interventi enormi che si possono fare a livello della cervicale, bisogna solo considerare che l'intervento chirurgico il più delle volte è l'estrema ratio, cioè quella proprio all'ultima spiaggia, l'ultima soluzione per poter risolvere il problema. Cercare di evitarlo se è possibile. Se è possibile